Ciao Video Radio Channel, siamo di nuovo qua a parlare questa volta di un libro che abbiamo pubblicato dedicato a Michele Pittaluga e al concorso Pittaluga per la 50ª edizione e, tra parentesi, dobbiamo presentarci come al solito. Io sono Michaela Pittaluga, lui è Marcello Pittaluga, la nostra terza sorella Maria Luisa Pittaluga non è qui con noi perché vive a Milano ed è un pochino complicata la sua situazione per farsela raggiungere ogni volta che ci troviamo fra di noi. Marcello, racconta un po' chi sono Allora, chi ha lavorato per questo libro. esatto, questo libro che è stato fatto in occasione della 50ª edizione del nostro concorso è stato scritto praticamente a tre mani, cioè nel senso che tre persone l'hanno scritto distintamente i quattro capitoli in cui è diviso. Il primo è Alberto Ballerino, che è un noto storiografo alessandrino laureato in lettere, che scrive per Il Piccolo, che ha scritto parecchi testi della storia di Alessandria. Il quale ha voluto conoscere a fondo e far conoscere a fondo la figura di Michele Pittaluga nell'ambito cittadino, quindi dove ha studiato, che contatti ha avuto con i politici locali, la nascita ovviamente del conservatorio che è appunto dovuta a nostro padre, e soprattutto l'invenzione del concorso di chitarra in occasione dell'800º anniversario nel 1968. La seconda parte è scritta da Stefano Picciano. Stefano Picciano è un giovane insegnante di lettere di Rimini, che è anche un chitarrista, insegna anche chitarra tra le altre cose, il quale ha voluto, come si può dire, evidenziare la figura di Michele Pittaluga nei confronti dell'ambito musicale. Quindi è venuto Vorrei aggiungere, scusa, che è autore di monografie importanti di importanti. chitarristi, da Liobè a Lelio Diaz e così via. Quindi diciamo che era la persona più adatta a parlare di questo Infatti, argomento. ed è stato uno dei motivi per i quali noi l'abbiamo contattato immediatamente in occasione di una presentazione, ad esempio, sul libro di Elirio Diaz. È venuto da noi, è venuto nella nostra sede, ha visto l'archivio monumentale, vorrei dire quasi, di nostro padre, sia per quanto riguarda partiture musicali che discografia, che contatti che ha avuto con vari musicisti, e ha voluto appunto evidenziare la figura che ha avuto Michele Pittaluga in questi lunghi suoi anni di conoscenze musicali. Il terzo è Frederick Zigati, che è il docente di chitarra del Conservatorio di Alessandria, che ha collaborato con nostro padre negli ultimi anni della sua vita, è un chitarrista di chiara fama internazionale, il quale ha voluto evidenziare la storia del nostro concorso legata alla figura di Michele Pittaluga, cioè Michele Pittaluga, quali personaggi è riuscito a portare in Alessandria, come si è evoluto il programma del concorso nei 50 anni precedenti, e quali sono stati i vincitori, che carriera hanno fatto, nell'ambito comunque di una visione della crescita dei concorsi in genere di musica, in particolare di E chitarra, della storia dello strumento. ovviamente. La quarta La parte. quarta parte sono delle schede. Dopo una lunga ricerca di archivio, perché abbiamo dovuto veramente tirar fuori 50 scatoloni di 50 edizioni diverse, siamo riusciti a rintracciare praticamente da tutti i nomi dei concorrenti ai nomi dei giurati, i programmi che sono stati eseguiti, tutte le varie i vari eventi che si sono associati e sono stati accoppiati a quelli del concorso e abbiamo anche inserito delle fotografie, dei documenti d'archivio, delle lettere autografe, c'è un po' di tutto insomma in questo libro. Diciamo che la prima parte è data anche a chi ha conosciuto Michele Pittaluga e a chi non conosce specificatamente il repertorio della chitarra. L'ultima parte invece ai nuovi concorrenti, ai professori e a quelli che hanno frequentato il concorso negli anni passati, perché sono stati nominati tutti e di tutti i concorsi abbiamo i vincitori segnalati. Dunque, ultima cosa per dirvi, il libro è impreziosito da varie prefazioni, tra cui una molto importante era dell'allora Presidente del Senato, Senatore Grasso, che è una cosa che a noi fa ovviamente, per noi è molto importante. Il libro ha già avuto tre edizioni, perché in occasione del cinquantennale non avevamo ovviamente l'ultima scheda dei 50 anni della 50ª edizione, che è stata poi aggiornata.
Vi invitiamo a leggerlo e che per chi volesse averlo si mette in contatto sul nostro sito per poter ottenerne una copia. Ciao, Video Radio Channel.